Ciao ragazzi e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come avete visto, mi è stato appena consegnato un pacco. Sono i miei nuovi coltelli artigianali che ho commissionato a Neanderthal. Andiamoli a vedere subito. To all of you American girls, it's sad to imagine a world without you. American girls, I'd like to. Prima di andare subito al sodo, volevo parlarvi un attimo di questo artigiano italiano. Si chiama Dario Tifelli, è il proprietario di questa giovane azienda Neanderthal, vive vicino Roma, ha 22 anni e inizia il suo approccio verso i coltelli o comunque l'acciaio in generale a circa 15 anni e a 19 anni realizza il suo primo coltello. Dario Tifelli mi è stato presentato da Livio Astorino del canale True The Landscape, che tra l'altro saluto e ringrazio. La sua linea si orienta verso la coltelleria sportiva da sopravvivenza, con una certa attenzione verso i coltelli tradizionali nordici. I coltelli di Neanderthal sono facilmente riconoscibili. Dario è solito decorare le sue lame con delle scaglie che ricordano la scheggiatura della selce sulle lame primitive. Questa scelta è un tributo ai nostri antenati che hanno gettato le basi dell'evoluzione e che ci hanno portato ai giorni d'oggi. Non ci rimane che aprire il nostro pacco e vedere il suo contenuto. Come potete vedere, la confezione è veramente molto curata. Dario ha pensato a ogni minimo dettaglio. Andiamo ad aprire. Questa è una scatola in legno e all'interno ci sono i due coltelli che io ho commissionato a Neanderthal. Questo che vedete impresso nel legno è il logo di Neanderthal. Come si può notare, Dario Tifelli cerca di curare al minimo i dettagli. Abbiamo questa bellissima scatola in legno con un cordino qui davanti e una chiusura qui sul davanti. Apriamo subito perché sono veramente molto curioso ed emozionato di vedere i miei coltelli. Andiamo a vedere subito i due coltelli realizzati da Neanderthal. Il primo che voglio mostrarvi è proprio questo. È il Dario Tifelli ha deciso di dare il nome del mio canale a questo coltello. Il coltello è un coltello da campo full tang da 5 mm con lama in D2. Il fodero è in cuoio da 4 mm cucito a mano e l'anello presente, questo qui, è per il passante ed è in acciaio inox. Un'altra cosa che ha aggiunto Dario è questo, e cioè la possibilità di inserire l'acciaino. Eccolo qui. Tra l'altro è anche bello stretto ed è comodo. Ha voluto fare una cosa diversa rispetto alla classica posizione che sarebbe stata questa. Lui ha voluto metterlo qui. Il secondo coltello che voglio mostrarvi è proprio questo. Eccolo qua. È un neck knife, sempre con il fodero in cuoio cucito a mano. E qui ha aggiunto un laccio in paracord 5,50 tipo 3 con 250 kg di tenuta. È fantastico perché questo si può tranquillamente tenere sul collo ed è comodissimo. Questo è il Natural Bushcraft, ragazzi, è veramente bellissimo. Andiamolo ad aprire subito insieme. Come potete sentire, non so se sentite, è veramente realizzato su misura il fodero in cuoio e si incastra perfettamente. Infatti anche facendo con forza non tende ad uscire.
andiamo a vederlo. Eccolo qui. Eccolo qui. È veramente bellissimo. Allora, questo è un coltello da campo full tang con impugnatura avanzata. Ovviamente queste sono tutte delle richieste che ho fatto io a Dario. Da 5 mm in D2. La bisellatura è piana e satinata con grana 400. Il manico è in ulivo. È veramente bellissimo. Fissato con dei rivetti in acciaio inox. È stupendo. Queste sono le famose scaglie di Dario. Ovviamente la parte superiore è perfettamente utilizzabile con l'acciarino. Il secondo coltello che Dario ha realizzato per me è un neck knife da tenere qui sul collo. Ovviamente con fodero in cuoio, cucito rigorosamente a mano, con questo bottone davanti dove posso facilmente tirarlo fuori. Le forme di questo coltello sono molto particolari. Eccolo qui. Diciamo che è il bambino di quello precedente. Questo è un coltello full tang da 4,5 mm, in questo caso in Neolox, bisellatura piana, satinata a grana 400, il manico è in ulivo ed è fissato sempre con dei rivetti in acciaio inox. Un'altra cosa che ho trovato all'interno del primo pacco è questa. È una riproduzione con il logo ovviamente di Neanderthart, è un ciondolo che Dario mi ha voluto omaggiare, quindi lo ringrazio di vero cuore, che non è altro che una riproduzione di una freccia primitiva. Ok ragazzi, a questo punto non mi rimane che ringraziare Neanderthart di Dario Trifelli per aver realizzato questi due coltelli in esclusiva per me. Vi invito anche a seguire la pagina ufficiale di Instagram di Neanderthart e anche quella di Facebook, così da poter rimanere sempre aggiornati. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, seguitemi anche sui social per poter avere tutte le novità in anteprima. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao! Ciao ciao! Ciao! Without you, American girls, I'd like to be part of the world around you.